Xerta. Indaga, documenta, accerta. Ed eccoci tornati in studio dopo questo momento un po' particolare di break dove ci siamo tutti un po' scaldati. Adesso continuiamo a farlo però analizzando gli aspetti e i punti fondamentali di questo HR Forum. Io do subito la parola al prossimo relatore che è in collegamento con noi, Andrea Catania, manager area consulting di W. Andrea, a lei. Buongiorno, grazie a tutti di questa opportunità alle fonti. In questo mio intervento cercherò di focalizzarmi sul tema degli strumenti. In questi giorni, in queste ore avrete ascoltato molti parlare dell'evoluzione del tema delle risorse umane, del welfare aziendale e dei servizi. Quali sono i trend rispetto al futuro? Il punto di questo mio intervento è cercare di in qualche modo introdurvi a quali sono gli strumenti che un'area HR, chi fa risorse umane, può utilizzare per in qualche modo dare un riscontro, un ritorno positivo a quelli che sono i nuovi bisogni, i bisogni che emergono a fronte della pandemia e a fronte dei maggiori trend a cui stiamo assistendo in questo periodo. E un minuto soltanto per condividere la presentazione di supporto che utilizzerò. Quindi partiamo dai bisogni, partiamo da quelli che sono i maggiori trend per il futuro, quindi il tema della sostenibilità delle persone, focalizziamoci su quali sono gli strumenti che è possibile utilizzare per far fronte a queste nuove sfide e per supportare quindi l'HR nelle scelte che deve compiere. In questa presentazione io vi parlerò molto brevemente di chi siamo, qual è la società in cui lavoro e il tipo di servizi che offre, ma mi focalizzerò soprattutto su quelli che sono i trend principali e su come intervenire per proporre nuove soluzioni, implementare nuove strategie all'interno dell'azienda nell'ambito del welfare e del mobility management, della mobilità, due ambiti che sono in realtà tra di loro fortemente legati. La società per cui lavoro, qualche parola su di noi, è W, che è una società del gruppo Zucchetti, ed è una società specializzata in welfare management e mobility management. Siamo nati nel 2014 ed è una società che nel suo core business ha la consulenza per i servizi di welfare. In particolare noi offriamo una piattaforma che consente alle società di erogare servizi di welfare. Nel farlo diamo un supporto a 360 gradi, un supporto che parte dall'analisi iniziale e che parte poi ovviamente nell'erogazione dei servizi. A questa attività focalizzata col welfare abbiamo unito anche un supporto di tipo consulenziale rispetto al tema del mobility management, tema che è legato a quello del welfare, perché quando parliamo di mobility management parliamo di conciliazione vita-lavoro, parliamo di spostamenti vita-lavoro, parliamo di come ci si reca lavoro e di come si possono ridurre e migliorare i tempi e quindi il benessere dei lavoratori. Quindi mobilità e welfare sono tra di loro collegati. Questi sono alcuni numeri su quello che facciamo, ma per farvi capire che comunque siamo una società attiva sul territorio nazionale, ma quello che mi interessa farvi vedere e di cui vorrei parlarvi maggiormente sono in realtà quello che può essere fatto, perché troppo spesso sentiamo parlare di nuovi bisogni, di nuovi trend, in qualche modo risposte che chi fa HR, chi si occupa di risorse umane deve in qualche modo dare ai manager e alla popolazione aziendale. Ma in che modo poter implementare queste scelte? Sotto questo punto di vista avrete sentito, saprete bene, l'avete visto negli scorsi mesi, la pandemia in qualche modo ha posto di fronte alla necessità di un cambio di paradigma. Un cambio di paradigma che deve in qualche modo mettere al centro la sostenibilità delle persone. Sostenibilità è sicuramente un termine molto ampio. Quando si parla di sostenibilità, si parla di sostenibilità ambientale, si parla di sostenibilità dei tempi del lavoro e della loro conciliazione con la vita privata. Si parla di sostenibilità anche e soprattutto economica molto spesso, perché ogni azione che un'azienda porta avanti deve essere in qualche modo incentrata sul tema della sostenibilità.
tutti questi temi di cui in qualche modo si parla e gli effetti della pandemia che si inseriscono in un contesto di cambiamento possono essere riassunti attorno a due direzioni fondamentali. La prima è quella che porta in qualche modo a non parlare più semplicemente di welfare, ma è di incominciare a parlare di well-being, di benessere. Benessere a 360 gradi, quindi la sfida non è più semplicemente quella di parlare di paniere di servizi da offrire ai lavoratori per migliorare il loro benessere, per migliorare il loro potere d'acquisto, loro e della famiglia, ma si tratta di parlare di benessere, benessere in senso fisico, benessere psicologico. Sappiamo quanto la pandemia abbia reso, come dire, complicata la vita di molte persone. Benessere relazionale, il tema delle relazioni torna al centro, benessere in termini di salute, si parla sempre più spesso di salute e le aziende possono svolgere un ruolo importante. L'altra direzione fondamentale è quella legata al fatto che cambia la dimensione spaziale e temporale. Cambiano i tempi, cambia lo spazio, qui rientra fondamentale il tema dello smart working. È ovvio che incrociando le dita in questo percorso di uscita dalla pandemia, tutto questo impatta sul concetto di mobilità, come ci muoviamo per recarci a lavoro, come ci muoviamo negli nostri spostamenti e in che modo questi movimenti condizionano il rapporto lavoro-vita privata. Evidentemente affrontare a 360 gradi in maniera integrata il tema del welfare in senso inteso come well-being e il tema della mobilità vuol dire implementare una strategia che porta dei vantaggi immediati per i lavoratori e per l'azienda, evidentemente. Vuol dire migliorare il clima aziendale, vuol dire migliorare la produttività e il benessere, sostenere i redditi dei lavoratori, ridurre nel medio periodo il turnover e l'assenteismo rendendo l'azienda più attrattiva. E evidentemente, se parliamo di mobilità e di sostenibilità, vuol dire anche ragionare su come rendere la nostra azienda più sostenibile da un punto di vista ambientale, quindi riducendo le emissioni inquinanti. Il punto vero è sviluppare quella che comunemente viene chiamata People First Strategy, mettere le persone al centro, partire dai bisogni delle persone. Non esiste una strategia, come dire, adatta a tutte le aziende. Chi magari arriva dicendo c'è la decisione, la strategia adatta per tutti, dice una cosa non vera. Bisogna lavorare in qualche modo per implementare una strategia adatta alla propria realtà aziendale, partendo dal coinvolgimento dei lavoratori e da una robusta analisi dei dati e delle informazioni in nostro possesso. Per farlo è possibile utilizzare tre strumenti. Un primo strumento, di cui parlerò dopo, è l'analisi sociodemografica, quindi identificare il percorso di gestione e di introduzione di un piano di welfare tramite il coinvolgimento dei lavoratori con una survey. Quella che noi chiamiamo comunemente welfare reward analysis, ovvero nell'ambito del total reward, quindi nell'ambito del sistema di compensation rivolto a un lavoratore e rivolto alla popolazione aziendale, quale peso dare al welfare, quale budget e come far sì che si vengano rispettate le regole e le normative. E poi l'aspetto più legato al tema della mobilità, fare mobility management, ovvero fare un'analisi per ottimizzare gli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti. Il che, come ho detto, vuol dire parlare di tempi, vuol dire parlare di conciliazione vita-lavoro. Focalizziamoci sul primo ambito, che è l'ambito del welfare. Evidentemente questo nuovo paradigma impone la necessità di un nuovo welfare aziendale. E quindi la domanda è come rendersi pronti al cambiamento. In linea generale è ovvio ed evidente che serve una nuova visione, il che vuol dire non focalizzarsi semplicemente sugli aspetti tecnici e normativi, che comunque sono importanti, ma considerare anche il cambiamento culturale. Passare dal welfare al well-being vuol dire avere in mente il tema del cambiamento culturale, una nuova cultura in azienda. Come quindi lavorare rispetto a questa sfida? L'ho detto prima, il coinvolgimento delle persone attraverso una survey sociodemografica e un ragionamento di dettaglio rispetto al tipo di pacchetto retributivo welfare da erogare ai miei lavoratori, nel rispetto della normativa, welfare reward analysis. Fare un'analisi sociodemografica è il primo aspetto, vuol dire capire realmente i bisogni, ma vuol dire anche partire in qualche modo dal coinvolgimento dei lavoratori. Fare un'analisi sociodemografica cosa vuol dire? Vuol dire rispondere sostanzialmente a tre domande. La prima, chi sono i miei dipendenti? Spesso e volentieri siamo convinti di sapere chi sono i nostri lavoratori, ma la verità è che non li conosciamo nel dettaglio. Nel rispetto della privacy ci serve capire evidentemente quali sono i loro bisogni, se hanno figli, se hanno carichi familiari, qual è la distanza casa-lavoro che percorrono, quanto ci mettono ad arrivare a lavorare. Rispondere a queste domande ci permette di individuare in qualche modo un target di riferimento e quindi un target su cui definire quali servizi erogare. Il secondo punto sono gli effetti della pandemia.
È ovvio che questo è un punto specifico, subentrato in questi mesi, in questa fase che stiamo tutti vivendo, ma valutare gli effetti della pandemia è fondamentale, perché vuol dire capire se sono cambiate le priorità dei lavoratori, sia in termini di servizi, sia in termini anche di tipologie di spesa. Le spese del nucleo familiare sono rimaste le stesse, resteranno le stesse in futuro? Oppure ci sono nuovi bisogni rispetto ai quali rispondere? Si parlava prima di well-being, benessere. È ovvio che parlando di benessere bisogna capire quale sfera del benessere è stata maggiormente in qualche modo colpita dalla pandemia. E poi infine l'aspetto proprio del welfare. Cosa pensano i lavoratori del welfare e come cambiare la concezione e la consapevolezza del welfare? È dimostrato che il livello di soddisfazione di un piano welfare cresce con il crescere del coinvolgimento dei lavoratori. Dobbiamo uscire dalla logica del welfare come bancomat e entrare più nella logica di un welfare che rafforza l'ascolto e risponde ai bisogni specifici. Visto l'aspetto, diciamo, dell'analisi sociodemografica, quindi della survey di gradimento, il risultato è una visione complessiva dei bisogni dei lavoratori, delle esigenze e dei target su cui posso focalizzarmi. Subentra poi l'aspetto, se vogliamo, più tecnico, ma non meno importante, che noi chiamiamo comunemente welfare reward analysis. All'interno del pacchetto retributivo del lavoratore, quale budget dedicare al welfare? E in che modo introdurre un piano welfare che rispetti la normativa? Perché evidentemente c'è una normativa di riferimento che definisce quali sono i benefit che non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente. E qui c'è un tema anche di costi, inevitabilmente. La metodologia che comunemente viene prodotta è una metodologia STEP, che considera innanzitutto una valutazione del sistema ESIS, quindi qual è il tipo di sistema retributivo che io attualmente sto erogando ai miei lavoratori. C'è già una componente welfare, quanto elevata e forte la componente premiale o la componente di benefit extra che vanno oltre la RAL. A questo punto poi è possibile modulare gli scenari di intervento. Dove intervengo? Intervengo maggiormente sul premio di risultato normato d'accordo sindacale, intervengo sui benefit che già offro o intervengo con l'idea di erogare un nuovo piano, un piano on top, aggiuntivo rispetto a quello che già faccio in termini di servizi ed evidentemente da qui si capisce anche il focus sulle categorie. Mi focalizzo su tutta la popolazione aziendale o voglio pensare a qualcosa di incentrato su particolari categorie? La popolazione con figli? I talenti che voglio attrarre? Oppure viceversa, magari specifiche sedi all'interno del panorama nazionale se sono un'azienda che ha più sedi. Definito questo, è possibile capire quali sono gli scenari di scelta e le opportunità fiscali, perché inevitabilmente ci sono dei vincoli. Il welfare deve essere erogato su categorie omogenee dei lavoratori e gli obiettivi sulla base dei quali erogo devono essere obiettivi aziendali. Definiti questi aspetti, su cui ci vuole ovviamente un supporto in termini di know-how, cioè bisogna in qualche modo farsi supportare da chi conosce il mestiere, è possibile definire gli scenari decisionali e predisporre un regolamento e un piano esecutivo. Se facciamo questi due step, coinvolgimento dei lavoratori e analisi puntuale del pacchetto retributivo e delle opportunità fiscali dentro cui posso muovermi, allora siamo in grado di definire un piano di welfare che risponde effettivamente a 360 gradi alle mie esigenze specifiche. Sarà un piano di welfare per la mia azienda e sarà un piano di welfare che posso anche valutare in corso d'anno, in corso d'opera, come cambiarlo o come aggiornarlo. E questo si può fare sia per chi vuole introdurre un piano welfare nuovo da zero, sia viceversa per chi fa già welfare. Mobilità. Perché parliamo di mobilità? Parliamo di mobilità evidentemente perché l'ho provato a spiegare prima. Mobilità vuol dire parlare di tempi di spostamento. Quanto ci metto ad andare al lavoro? La mia impresa fa già smart working. Quanto tempo sto risparmiando grazie allo smart working? E quindi sotto questo punto di vista parlare di mobilità casa-lavoro vuol dire parlare anche di conciliazione dei tempi, di work-life integration oltre che work-life balance. Quindi da questo punto di vista è ovvio che il mobility management, che nasce con un focus sulla sostenibilità ambientale, qui torniamo sul concetto di sostenibilità, è anche un ambito che si integra con quello del welfare. Fare welfare a 360 gradi, lo ripeto, vuol dire parlare anche di mobilità, vuol dire anche parlare di mobility management. Tra l'altro, sull'ambito del mobility management c'è anche un obbligo in capo alle aziende. Le aziende con unità locali con più di 100 dipendenti che sono ubicate in certi ambiti, le città metropolitane, i comuni con più di 50.000 abitanti, capoluoghi di provincia, eccetera, hanno un obbligo
di nomina del mobility manager aziendale, che è la figura che ha la competenza sulle azioni volte a migliorare gli spostamenti casa lavoro del personale dipendente con un focus sulla sostenibilità e sulla riduzione degli inquinanti, un obbligo che c'era già da tempo ma che è stato riformato con agosto dello scorso anno. È ovvio che il mobility manager cosa deve fare? Deve elaborare un piano spostamenti casa lavoro entro il 31/12 di ogni anno. Il piano spostamenti casa lavoro è un'analisi. È un'analisi della situazione di come si spostano i lavoratori, volta evidentemente a introdurre azioni migliorative. Quindi mobility manager come opportunità, perché vuol dire parlare anche di welfare e di conciliazione vita-lavoro, il mobility management anche come obbligo dato in qualche modo dalla legge. Cosa vuol dire fare un piano spostamenti casa lavoro? Questo inevitabilmente è un tipo di attività che richiede una metodologia consolidata. Queste sono alcune delle fasi. La legge non dice come va fatto un piano di spostamento casa lavoro, la legge dice quali sono gli obiettivi in termini di sostenibilità ambientale e di riduzione delle emissioni inquinanti, focalizzandoci sugli spostamenti dei lavoratori. Lo si può fare ovviamente in maniera completa, un piano completo è basato sulle fasi che vedete in questa slide. Quindi l'accessibilità, quindi valutare quanto la mia sede è accessibile in termini di mobilità. Sono presenti piste ciclabili? È vicina ad autostrade? Ci sono parcheggi? Ci sono fermate del trasporto pubblico? Questa è un'analisi fondamentale. L'analisi geolocalizzata, che è un aspetto ulteriore, ovvero quali sono i flussi di spostamento? Dove abitano i miei lavoratori? Quanto ci mettono ad arrivare a lavoro se prendono il mezzo pubblico o il mezzo privato? Questa è l'analisi geolocalizzata, basata più sul metodo quantitativo. La parte poi, evidentemente, di analisi sociologica, quindi di survey di gradimento per coinvolgere i lavoratori, la stima degli inquinanti, quanto viene emesso dai lavoratori negli spostamenti casa lavoro e infine la parte di piano delle soluzioni, quindi su quali azioni intervenire. Alcune azioni possono essere azioni implementate direttamente dall'azienda, altre sono azioni che richiedono il coinvolgimento dell'ente pubblico. Questo è un piano a 360 gradi che permette all'azienda di dare una risposta esaustiva. Io vi ringrazio, spero di aver dato alcuni spunti e sollecitazioni in futuro. Noi come W siamo evidentemente a disposizione per dare supporto su questi elementi che sono aspetti fondamentali per cogliere l'esigenza di cambiamento che dovremo tutti affrontare nei prossimi mesi. Vi ringrazio e ridò la linea allo studio.